Io sono molto onorato di presiedere questa sessione, sia per la qualità dei relatori, sia per il tema che oggi viene posto all'attenzione. Qui davanti a me, diciamo, una sintesi della storia di Roma, e allora non posso certamente non avvicinare questa normativa successoria del diritto di Caracalla, normalmente si dice che l'estensione cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero derivava dall'esigenza di rinforzare le regioni romane esauste dalle lunghe guerre di conflitti, ma in realtà la ragione vera dell'implementazione è proprio quella ragione che sta dietro alla disciplina di cui oggi daremo il primo commento. Si parla, leggendo, di ius soli, con riferimento al luogo di nascita. In realtà questo diritto di partecipare attivamente alle competizioni sportive fa riferimento proprio alla nascita sportiva. Quindi c'è un diritto di cittadinanza intesa come possibilità per l'educazione sportiva a tutti i livelli per i giovani residenti da ciascuno in Italia, è collegata proprio a questa passione, questa attitudine per lo sport che fa sì che determina un particolare titolo tale che consente sia di partecipare alla competizione sportiva e che costituisce sicuramente anche il presupposto, è stato ricordato, il presupposto fattuale e in parte anche giuridico di poi acquisire la cittadinanza. Come è stato detto dai vari relatori, l'incontro di oggi e poi che restano in sintonia con quelli che sono i caratteri del diritto sportivo volesse una sorta di luogo geometrico d'incontro con la ragione pratica, cioè le ragioni che stanno dietro a questa disciplina e la ragione pura, cioè l'idea di teorizzare e di ricollegarla a certe esigenze di razionalizzazione del nostro ordinamento giuridico, perché qui vedete quando si parla di cittadinanza sportiva si finisce ancora una volta per imbatterci in nozioni che derivano non solo dal diritto ma dal diritto costituzionale, dal diritto privato, da certe regole amministrativistiche, quindi c'è davvero una sorta di orto di cultura di tutta una serie di discipline giuridiche che devono cercare di dare razionalità a questa disciplina, collegare certe esigenze nascenti anche dalla globalizzazione, dalla libertà di circolazione e che cercano anche soprattutto, e questo mi pare la razza fondante, l'obiettivo proprio di consentire al massimo l'integrazione che si finisce per essere anche elemento di coesione sociale.